Buongiorno a tutti, miei cari amici di YouTube. Finalmente un nuovo video. Fatemi sapere se questa, diciamo, se questo, diciamo, ambiente vi piace così sistemato, oppure, diciamo, era meglio prima, altre luci prima, vabbè. Scusate, oggi sto a casa, quindi mi sono data una truccata, però diciamo che sto un po' molto versione easy. E volevo finalmente un video. Purtroppo ho avuto, diciamo, degli impegni, insomma, lavorativi, di tempo e tutto, e quindi non sono riuscita a farvi appunto dei video. Però adesso iniziamo subito con un video profumoso e vi prometto che una volta a settimana, anche se dovesse essere poi il sabato, vi pubblicherò sempre un video. Ho tante cose da dirvi, tanti, diciamo, video profumosi, beauty, vi devo far vedere tante cose che ho acquistato durante tutti questi mesi. E vi ricordo che ho il mio gruppo molto familiare su Facebook, Chris Love Beauty e Profumi, dove potete, diciamo, richiedere l'iscrizione ed entrare nel gruppo. Quindi ogni tanto io faccio dei post, dove faccio delle recensioni così una volta a settimana. Anche lì un po' mi ero fermata, poi sono anche su Instagram, però mi metto sotto l'indirizzo, ma lì, diciamo, non, diciamo, parlo, magari faccio un po' di post, un po' di tutto, ma è quello, diciamo, la Cristina, diciamo, quotidiana, niente di dedicato, diciamo, più di tanto al beauty. Che sono io che guardo le case, le cose, faccio e mi impiccio degli altri canali. Allora, iniziamo subito. Basta, che sto chiacchierando troppo, perché volevo parlarvi appunto di questi profumosi che ho fatto circa un mese fa. Sono finalmente andata alla profumeria artistica Castelli Romani, Memorial Fattive di Cristina Vergaro, e che da tanto volevo andarci perché è vicino. Comunque io sono ai Castelli, è molto vicino da me, e ancora non c'ero andata, e sono stata contentissima di andarci. Appunto l'ho conosciuta tramite il gruppo Ajumi. È un gruppo fantastico, storico, appunto, che si parla di profumi, e se volete, diciamo, delle opinioni su quel profumo, non c'è gruppo più grande e più indicato di quello, perché ci sono tutti gli appassionati, gli artisti di profumi. E appunto volevo farvi delle recensioni perché ho acquistato un profumo. E poi Cristina, molto professionale, molto, cioè veramente tantissimo professionale. E poi, diciamo, incontra, ha una certa tranquillità, bellissimissimo l'ambiente, ha una certa tranquillità appunto a scegliere il profumo, e ha incontrato subito i miei gusti, mai successo. Allora, vi dirò, allora, praticamente quando sono entrata mi ha fatto sentire tantissimi spruzzato, il naso non si è assuefatto assolutamente, ho sentito tantissimi profumi, e poi quelli che mi piacevano li metteva da parte. Finché siamo arrivati a 8 profumi, ho scelto 4, diciamo, questi l'ho spruzzati tutti sui cartoncini, quelli più che mi potevano piacere, li abbiamo messi da parte, sentiti sui cartoncini, e quelli che proprio li sentivo molto vicini a me, abbiamo selezionati 4 e quelli li ho spruzzati sulla pelle. Ed è stato amore a prima vista di quello che ho scelto. Anche altri ce n'erano buonissimi, ed è strano perché io, profumeria di nicchia, non avevo ancora trovato una mia linea, una cosa che mi ha portato proprio a perdere, diciamo, la testa, come vi può essere un Christian Dior, un Hyprotic, appunto, della profumeria normale. Allora, quindi iniziamo subito. Allora, e ho scelto, innanzitutto vi faccio vedere prima i campioncini e poi il profumo che ho scelto, che non è dei campioncini. Allora, innanzitutto mi ha dato, vabbè, ma anche gentilmente mi ha regalato anche delle creme, appunto, dei prodotti del laboratorio olfattivo, che vende anche lei, ovviamente. E poi mi ha dato questo sacchettino con i chicchi di caffè, e dentro ci sono i campioncini che mi ha regalato. Ho lasciato delle gocce proprio per fare delle recensioni con voi, ma li ho portati. Iniziamo subito. Ho preso informazioni subito. Quindi, allora, iniziamo subito da uno di questi campioncini che si chiama Col de Barien SHL. Poi la pronuncia. Ho preso degli appunti per voi, ovviamente, perché. Allora, questo vediamo un po'. Questo è un altro profumo.
Allora, questo, ok, perché ho preso tanti di qualità, ok. Col de Parian è di Stefan Humbert Lucas, è un profumo tributo dell'eleganza del mondo antico, una fragranza dove le profondità balsamiche di un sontuoso cuore di ambra benzoino incorniciano un sorprendentemente adorabile iris, con precisione magistrale. Uno dei primi cosmetici al mondo è l'essenza della bellezza antica. Ha un sentore di make-up, la fragranza si apre con ondate di ambra resinosa, un'elegante iris terrosa che è lievemente dolce, mentre l'iris si evolve in una dolcezza quasi candita. La viola e l'ambra grigia si intrecciano senza soluzione di continuità. È un ottimo equilibrio che si ottiene solo con la migliore iris naturale, ambra grigia, ingredienti di altissima qualità che si traducono in una proiezione e una longevità unica. Allora, io in effetti su di me lo sento proprio come un profumo talcato, si sente appunto l'iris e l'ambra grigia. Ragazzi, che vi posso dire? Questo mi ricorda vagamente, però è proprio un'altra cosa. Ormai questo ne ho lasciato proprio un goccio perché l'ho portato e quindi non ce n'è più. Infatti, ho messo un goccettino e si sente proprio tanto tanto tanto, cioè questa invasione iniziale borotalcata e l'ambra, si sente tanto l'alborotalco, l'iris, l'ambra. Potrebbe ricordare chi piace il genere tende neige, potrebbe piacergli questo, chi piace l'ambra, l'ambra che vi posso dire, l'ambra appunto di Rimessenza, oppure se utilizzate profumi non di nicchia, vi piace l'ambra dell'erbolario. Ecco, questo è un genere di profumo che può piacervi. È molto bello potente, anche se dopo veramente si scalda sulla pelle e rimane quel senso addosso borotalcato. Nei per i miei gusti è molto forte, perché quando a me l'ambra è troppo forte, infatti ci sono tanti profumi che a me piacciono. Tipo Ambroxine, mi pare di oddio, mi sono dimenticata il nome. Era un profumo che mi piaceva tantissimo. E il problema è che su di me era troppo forte, io non riesco a portarli. Ecco, questo è molto borotalcato, molto ambrato. Quindi, se vi piace il genere, potete andare a snasare questo Call de Barienne. Ok. Poi, mi dispiace che sono fin di cartucci. Poi abbiamo. Oh, non so quale dirvi perché sono tutti fantastici. Fantastici. Abbiamo questo, il Cajal Classic Eau de Parfum. Pure questo. Sì. Pure questo, ragazzi, intanto me lo spruzzo, lo mettiamo di qua. Purtroppo poi l'ho lasciato poco poco perché me li sono usati proprio. Allora, il Cajal Eau de Parfum di Cajal è una fragranza del gruppo ambrato floreale da donna. È lanciato nel mercato nel 14, il naso di questa fragranza è Christian Carbonell, le note sono bergamotto di Calabria, mandarino e limone di Amalfi, un cuore di iris e rosa e muschio, vaniglia del Madagascar, ambra e sandalo. Cioè, che vi devo dire? È un brand, questo Cajal è un brand ispirato alla bellezza del mondo, creato dall'amore per il lusso e per i profumi. E nella cultura indiana il Kajal significa kohl, sia sì, un prodotto naturale che protegge e abbellisce gli occhi. No, vabbè. Cioè, ragazzi, questo è il classico profumo, perché diciamo il profumo che io cercavo, che ho chiesto a Cristina, era un profumo che sappia di pulito, che comunque sia un po' dolce, ma che sappia anche di pulito, è quello che cercavo in questo momento. Questo è un profumo che sa di pulito, ha delle note muschiate, ha delle note agrumate su di me non si sentono,
Qui aspettate che c'era dentro bergamotto, mandarino. Io le note, diciamo, agrumate, che di solito a me non piacciono, non si sentono, ma si sente appunto la parte, forse proprio la parte di base, che la rosa sicuramente, rossa di Turchia, sarà un qualcosa di diverso, ma che mischiato alla fava tonka, al muschio, vaniglia, ambra e sandalo, creano proprio questa nota, di pulito, moschiata. Vaniglia, forse perché comunque mischiata a queste note rende tutto più dolce. In effetti, appunto, le note dolci io le sento. Le sento ed è buonissimo. È buonissimo, veramente. Cioè, mi piace tanto. Infatti, era una di quelli che ero indecisa se prendere questo. Però poi anche la scelta che ho fatto. Magari la prossima volta potrei prendere questo. Perché è veramente buonissimo, buono buono buono. E la prossima volta penso, magari verso aprile, il mio compleanno, rivado da Cristina. Quindi, ragazzi, se vi piacciono i profumi di pulito, questo assolutamente dovete andarlo a sentire. Ma andiamo avanti, perché mica è finita qui. Non da meno questi vi faccio vedere. Abbiamo Jeroboam, Floro di Jeroboam, Jeroboam, non so se si legge così, vabbè. E lo mettiamo qui. Questo mi pare che aveva le note di pera, se non sbaglio. Quindi, per gli amanti della pera, difficile. Finito, parte che non ho messo abbastanza. Questo è proprio succoso, succoso. Proprio, sapete, il succo di pera? Ecco. Ma guardate. Allora, Floro rende omaggio ai fiori che, al di là della loro bellezza spesso fin troppo effimera, irradiano promesse irresistibilmente profumate e lasciano il posto d'onore ad armi segrete per intrappolare la loro preda. Floro è un turbinio, un'ondata di petali traboccanti e di deliziose e golose note di frutta matura. Infatti è succoso, sfaccettature fresche, e però allo stesso tempo è sensuale e re reso cremoso dal sandalo, dalle legni muschi. Infatti tra le note abbiamo l'ananas, il cedro, il gelsomino, mela, mela verde, muschio bianco, note floreali, note legnose e sandalo. Non so perché sento la pera. No, la mela! La mela, che cacchio dico? Manco i frutti riconosco. La mela, ragazzi. La mela verde, ecco che sento. Cioè, Madonna, il profumo alla mela verde? Vabbè, il profumo alla mela verde dello shampoo, ma molto più elegante. E è vero che dopo rimane un po', oltre a queste note succose, si sente una parte un po' più muschiata, dolcina, ma rimane un po' una parte leggermente legnosa che si comincia a sentire dopo. Io non amo i profumi legnosi, però se rimangono proprio leggermente, che si sente una punta, non mi danno per niente fastidio. E vediamo se avevo altro da dire su questo profumo. Perché non mi pare. Comunque, profumo, questo diciamo per gli amanti dei profumi fruttati, ma anche un pochino, sempre che danno quella sensazione di pulito, ve lo consiglio. Vi piace la mela verde, vi piace questo tipo di frutta? Mamma mia. Io però sento, sì, sarà il sandalo e il muschio bianco, perché sento sempre questa sensazione di pulito che mi avvolge, però con una mela verde. Che è proprio come un succo, proprio la parte succosa di questa frutta. Veramente è vero, come dice qua, è proprio un'ondata di note golose di frutta, veramente. Andatelo a sentire, Floro di Geroboma. Ok, poi andiamo all'ultimo cappuccino, dopodiché vi faccio vedere il profumo che ho scelto, che è poi a parte la descrizione, vabbè. Abbiamo Lost Alice di Musk. Ecco qua, questo pure una storia. Mmm,
Questo è rimasto pochissimissimo. Ma gli altri, ah, questo è particolarissimo. Io sento già un'ondata. Il filtro del tè, in effetti. Mo' vi spiego. Allora, è una fragranza unisex, Lost Alice, è stato lanciato sul mercato nel 2021. Il naso della fragranza è Mackenzie Reilly. Le note di testa sono semi di ambretta, bergamotto, pepe nero e salvia sclarea. Le note di cuore sono tè nero, iris, carota e rosa bianca. Le note di base sono latte, sandalo e ginevra. Ragazzi, io sento la bustina del tè nero, qua c'è. E poi sento una parte molto dolce, una parte un po' dolcina. Vi dico cosa dovrebbe rappresentare. È un profumo di nicchia e fa parte del quarto atto, quello dei sogni, ed è la scena pri 1 della collezione di profumi di Masque Milano, che grazie alla bravura di talentuosi artisti emergenti ci solletica sempre il naso con interessanti novità. È un profumo ispirato al fantasmagorico o onirico e surreale Tea Party del romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, tratto dal capitolo 7 e Mad Party, e dove si poteva quasi sentire in questo party l'odore del tè del cappellaio, latte, pane e burro servito in una bucolica ambientazione. Aggiungi alcuni dolcetti per completare un tè al latte in classico stile inglese e la magia è completa. E infatti si scalda. Se chiudete gli occhi e pensate a questa situazione che vi descrive appunto Masque Milano e quello che deve rappresentare, vi dico sì, cioè sì, si sente la bustina di tè nero, si sente a un certo punto, adesso si cominciano a sentire delle note un po' dolci, leggermente burrose e pepate, perché qua mi pare c'è scritto pure il pepe tra le note, no, me lo sono inventato io, sì, pepe nero, no, pepe no, però sento proprio come se fosse, diciamo, una tavola dove c'è un tè, diciamo, si sorseggia un tè, c'è questo, sì, le note di pane, di burro, di leggermente dolcioso, ma non un burro che troviamo appunto nei profumi che sono un po', che sanno di, che ne so, le vaniglie un pochino burrose, no? Tipo pasta frolla, no? Ma proprio un dolce però è sempre coperto da questa nota di tè nero, ma proprio della bus del filtro, cioè come vi posso dire, proprio del tè nero, della parte proprio della polvere del tè nero, non so come spiegarvelo. E poi piano piano si scalda, piano piano si scalda e io mi ricordo portando appunto una giornata verso la sera, sempre un pochino si sente di più queste note dolciose, ma la nota di tè vi accompagna almeno sulla mia pelle tutta la giornata. Questi vi ho fatto vedere, a parte il primo, quello ambrato, sono tutti profumi che alla fine si sentono, ma diciamo non sono invadenti. Quello diciamo che potrebbe essere un po' più fortino, se vi piacciono un po' più fortini, è appunto questo questo ambrato che era SHL Call de Bayern o Floro di Jeroboam, che veramente si sente, ma pure Cajal, Cajal pure si sente, però non è un profumone che crea veramente. A me poi i profumi che creano troppo non mi piacciono, quindi però questo Cajal io penso che prima o poi lo prenderò, perché era tra quelli che ho scelto per ultimi, che ho lasciato e devo scegliere da quelli, ero molto indecisa. Ma poi ne ho scelto un altro, però pure Floro. Musk, sono tutti buoni. Quello meno che si avvicina ai miei gusti è questo ambra, ambra grigia e iris, ma lo sapete più o meno che non sono profumi che indosso, anche se mi piace sentirli sugli altri, quindi alcune volte li ho comprati e li ho dovuti regalare. Quindi, ma ragazzi, è arrivato il momento di presentarvi il profumo che è entrato nella mia collezione e direi a questo punto uno dei miei preferiti adesso della nicchia perché io non è che ne ho provati tantissimi, però diciamo che mi ha fatto battere il cuore, veramente, è questo qui. Si chiama Stairway to Heaven di Jewel et Mad. Vi faccio vedere la bozzettina.
cioè manco vedi, l'ho utilizzato e no, vabbè, io come me lo spruzzo, anche se sto col contagocce perché mi piace. Lo dovete andare a sentire assolutamente. Ma no. Allora, arriverà anche la mia descrizione particolare, però. Allora, ragazzi, vi dico subito, innanzitutto vi voglio dire. Madonna. È stupendo. Mamma mia. Allora, vi dico subito la descrizione di questo bellissimo profumo. Allora, innanzitutto volevo leggere una cosa interessante. Vi voglio dire che questa è una collezione, fa parte di una collezione che si chiama Le Classique e la vera è soprattutto una bellissima storia d'amore, perché è la stessa vera storia dei due fondatori di questo profumo, che sono Julien e Madalina, quindi Jules et Mad sono loro. E ogni capitolo che compone questo magico racconto è rilevato da un profumo eccezionale che cattura un momento speciale nel viaggio dei fondatori della coppia, quindi della loro storia d'amore. E questo qui, Stairway to Heaven, Jules et Mad, è una fragranza luminosa, ricca e complessa, che è costruita su un accordo di 8 muschi, che celebra il viaggio come elevazione, come ricerca del divino, con un viaggio sulla cima dell'Himalaya, dove la natura diventa sublime. Quindi diciamo che tutta la loro storia d'amore, hanno creato tutti i profumi e raccontano i loro viaggi, la loro storia. Ed è una cosa per me bellissima, perché sto portando un profumo di una coppia che rappresenta l'amore e... Vabbè, scusate, il mio lato romantico, vabbè. E, però ci sta, poi mi piace da morire, quindi tanti complimenti. Allora, è una fragranza del gruppo Ambrato Floreale Unisex, è una fragranza lanciata nel 19, il naso della fragranza è Cécile Zarochian, una nota di testa sono aldeidi, bergamotto e arancia dolce, un cuore di eliotropio, bacche rosse, iris e rosa bulgara. Una base di muschio bianco, vaniglia, polvere da sparo, ambroxan, cashmeran, incenso e patchouli. Come vedete, nei profumi che a me piacciono, spesso c'è l'ambroxan, che rappresenta il pulito proprio, molecola, l'iris, la rosa bulgara mischiati insieme, evidentemente danno questa sensazione di pulito che è mia, è muschio, e eliotropo, vabbè. Ragazzi, io vi dico quello che sento io, che sicuramente il pulito, che a me piace tanto, ma che c'erano le bacche rosse, perché si sente come se fosse un frutto rosso, ci fosse un frutto rosso, ma una sensazione di questo pulito, di questo panni stesi al sole, di bucato, pulito, e non lo so, mi ricorda anche, non lo so, i capelli delle Barbie, ma no del bambolotto, la plastica, la plasticosa, del bambolotto, ma proprio i capelli delle Barbie di una volta, non so, le capelli delle Barbie e poi questi panni stesi che fosse coccolino, proprio profumo di pulito, di panni, di lenzuola che stanno all'aria stese, se tu passi sotto questo palazzo e senti questo odore di coccolino, non lo so. Ma comunque rimane poi, diciamo, un profumo che cambia, rimane comunque questa nota e ti dà una sensazione di, senti un qualcosa di... come se fosse leggermente una bacca rossa, cambia, senti un po' di dolcezza di questo profumo, dolcezza perché sì, la vaniglia c'è e si sente, quindi un pulito un pochino leggermente più dolce, ma bellissimo ragazzi, non è un profumo che lascia fortemente la scia, ma tutti mi hanno chiesto che profumo è, e fiera di portarlo, infatti lo utilizzo soprattutto in occasioni speciali, ma a certe volte non riesco, perché comunque lo voglio indossare, spesso mi viene voglia di indossarlo e lo metto anche al lavoro, sinceramente. E questo è 50 ml e l'ho pagato, non mi ricordo quanto, vabbè, su internet tanto vedete i prezzi. E io l'ho preso, vabbè, Cristina vende anche online, molti di voi la conosce, Memorie Olfattive, e comunque vi lascio tutti i riferimenti casomai nell'info box, se vi dovesse interessare, però veramente è uno spettacolo. Questo è il profumo che io adorissimo, adorissimo.
Ogni tanto io sento anche una nota di come fosse frutti rossi, però non mi pare che nelle note c'è scritto frutti rossi, forse bacche rosse, ma forse potrebbe essere quello. Polvere da sparo, non so proprio che cos'era, però odori di fumo, di spari, di cose non c'è sta. Ragazzi, ecco qui, questi sono i profumi che volevo farvi vedere, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto il video mettete un like, altrimenti qua mi mandano via, non mi fanno più vedere, io mi sono trovata anche persone, ero iscritta, non ho capito ieri sera e non ero più iscritta a quel canale, non so cosa sta succedendo, però se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto non mettete niente. E vi ricordo sempre che ogni settimana vi farò un nuovo video. Sicuramente ci sarà anche un altro video di campioncini profumosi perché ho avuto dei campioncini che voglio recensirvi, voglio far vedervi i beauty che sto utilizzando in questo periodo, viso, corpo, i libri che ho letto, che sto leggendo, magari vi voglio far vedere la collezione di profumi sparsa per tutta casa, low cost, high cost, tutto quello che ho. E tutorial make-up mentre chiacchieriamo, vi parlo di me, dei corsi che sto facendo, perché sto facendo dei corsi sulle fragranze online, dei corsi sulle fragranze, dei corsi di beauty per arricchire insomma le mie cose. Lo sapete, ho diploma di estetista, ho fatto l'estetista, è un mondo che mi ha sempre appassionato da tanto, però mi piace sempre fare corsi nuovi, cose nuove. Ho trovato appunto un'accademia a Roma che fa corsi online e mi sto trovando veramente bene con certificato finale e quiz finale, quindi mi sto divertendo molto a studiare, a fare. Ragazzi, niente, vi mando un bacio grande grande, vi auguro un buon weekend, mi raccomando. E vi mando un bacio grande grande e riposatevi questo weekend anche voi.